libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. Amici telespettatori e telespettatrici, pensionate e pensionati, buona serata con il nostro incontro ormai che è abituale. Ci vediamo 3 volte al giorno, ci vediamo alle 3 del pomeriggio, ci vediamo alle 7:30 nella prima serata, ci vediamo alle 23:30. Per parlare di fatti che vi interessano da vicino, per parlare anche della necessità che emerge sempre di più di avere voi pensionati, voi famiglie, voi che ecco, contestate lamentandovi del trattamento negativo che questo Stato ecco, vi offre, che non vi consente una vita di tranquillità, di avere un partito che possa realmente avere come missione prioritaria l'interesse di guardare i pensionati, le famiglie, coloro i quali soffrono una condizione insopportabile. Allora, perché tutto questo possa avvenire è necessario identificare questo partito. Voi sapete che noi stiamo lavorando intorno a questa organizzazione da circa 15 anni e ci stiamo lavorando tentando di dare una consistenza a questa organizzazione, tentando tutte le strade possibili, tenuto conto della limitatezza ecco, delle risorse di cui disponiamo, anzi io direi non disponiamo. E purtroppo la politica, che ne dicano lor signori, anche gli ultimi arrivati, la politica costa. E allora è facile dire, ecco, oggi da parte di costoro che hanno occupato il Parlamento in numero veramente considerevole, parlo dei giovanotti, dei signori del neopartito dei 5 Stelle che è assurto ai livelli ecco, di pretesa governativa. Ebbene, loro dicono noi ci decurtiamo i nostri emolumenti e diamo, ecco, facciamo più forte il nostro partito. Amici miei, è facile ragionare in questi termini dopo aver posto in essere un meccanismo che è partito dalla ricchezza, dalla possibilità di avere a disposizione dei mezzi, non di poco conto, perché se non ci fossero stati questi mezzi e se non ci fosse stato ecco, l'utilizzo dei mass media in maniera forte, cioè non l'emittente locale, alla quale va tutto quanto il nostro apprezzamento per la possibilità che ci dà questa campagna Felix di rapportarci a voi. Però ecco, quando i signori dei 5 Stelle hanno avviato il loro iter per arrivare dove stanno adesso, ne hanno fatti di tutti i colori, sono stati anche nelle piazze a tentare con i no TAV le rivoluzioni, ve li ricordate? Ve li ricordate? E tutte le emittenti nazionali erano a loro disposizione. Vi ricordate le interviste con Grillo? Vi ricordate tutti i comizi ripresi a largo raggio? Non c'era una televisione che non portasse in evidenza queste cose. Noi pensionati e pensionate, ma quale notizia eclatante possiamo dare? Chi ci ascolta di questi emittenti che vanno alla ricerca delle notizie eclatanti per darne, ecco, per mettere in evidenza un'organizzazione come la nostra? Che pure
tratta questioni vitali. E allora io, dicendo questo, vi invito, ecco, ad una particolare attenzione, e mi rivolgo non certamente a coloro i quali vengono maltrattati da questo sistema con una pensione da 500 euro, 550 euro, 600 euro, mi rivolgo a coloro i quali hanno una possibilità in più, e dico a questi amici, e lo dico in maniera forte, noi per mettere su un'organizzazione di maggiore consistenza abbiamo bisogno anche dei vostri contributi, abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni, abbiamo bisogno di dare a questo simbolo una visione, ecco, una presenza assolutamente diversa da quella che abbiamo potuto assicurare fino a questo momento. Per fare tutto questo c'è necessità di avere da parte vostra un sostegno. Ed io, senza spingere più di tanto e rivolgendomi a coloro i quali hanno la possibilità di farlo, ecco, innanzitutto di chiedere la tessera dei pensionati d'Europa, facendolo attraverso questo numero di telefono che vedete, oppure scrivendoci a questo indirizzo, ecco, via Gabriele Iannelli 392, chiedendo il tesseramento, inviando, ecco, magari con WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, la richiesta della tessera, inviandoci la fotografia della tessera d'identità e del codice fiscale. E vi diciamo che se ritenete di darci questa mano, lo potete fare, ecco, utilizzando per i vostri versamenti del costo della tessera, che è di 60 euro l'anno, quindi 5 euro al mese, questo IBAN che vedete qua, vedete? Per sostenere l'organizzazione del partito, ecco, il bonifico lo potete, ecco, motivare in questa maniera, ecco, e l'IBAN è questo che vedete qui, 27 cifre, che dovreste segnarvi. Ecco, se vi è più facile, mi chiamate al numero che vedete in sovraimpressione, io sarò ben felice di darvi tutte le delucidazioni che vi servono per rendere concreta la vostra partecipazione e al sostegno del partito e alla organizzazione stessa del partito. Senza gli uomini e le donne e i giovani, un partito non può svilupparsi, né può crescere, né può dare quel contributo forte, ecco, che necessita alle famiglie e a quanti soffrono la condizione che questo Stato offre alle fasce deboli della popolazione. E adesso passiamo alle cose che vi riguardano da vicino. Nei giorni scorsi abbiamo letto sui giornali, abbiamo ascoltato nelle televisioni, ecco, che ci sono ipotesi di ancora di diminuzioni delle reversibilità, cioè c'è ancora un attacco dello Stato e quindi dell'INPS alle pensioni di reversibilità, cioè questi signori che ancora non hanno il coraggio di dare l'esatta visione di quello che è l'INPS oggi, che ancora utilizzano i contributi nostri per le forme di assistenza varie che si sono inventati, senza che lo Stato garantisca il versamento delle risorse necessarie per sostenere l'assistenza come doverosamente, ecco, deve fare uno Stato che si rispetta. Ecco, che cosa fa? Quelli che sono diventati diritti acquisiti per effetto dei versamenti dei contributi, a poco vengono intaccati
e vengono le risorse necessarie per sostenere questi diritti maturati, vengono utilizzate per altre situazioni. Poi al momento in cui c'è da erogare, ecco, queste risorse, il necessario per fare fronte alle pensioni di reversibilità, vanno a riflettere e dicono: noi non abbiamo i soldi, oppure le risorse si assottigliano sempre di più. E allora che cosa facciamo? Togliamo un po' per ogni pensione di reversibilità, così tiriamo avanti, tiriamo a campare ancora per un poco. Non può andare avanti così questa situazione. Anche perché quando si matura una pensione di reversibilità per effetto della morte del proprio coniuge, il quale ha avuto la sua pensione per il versamento obbligatorio dei contributi, questa pensione noi ci chiediamo ancora perché debba essere decurtata a monte del 40%. Una pensione di reversibilità che nel momento in cui muore il coniuge, quindi grande dolore per la famiglia e per il coniuge, ecco, dall'altra parte la grande beffa che il reddito familiare il giorno dopo viene decurtato del 40%, come se la luce, l'acqua, il fitto o l'IMU o le altre tasse, le altre imposte venissero, ecco, ad essere decurtate anch'esse del 40%. E non è così. Quindi i costi della famiglia rimangono tale e quale, quelli fondamentali, viene meno soltanto il costo del vitto, perché mangiano invece che due persone una sola persona, ma non viene meno il 40% dei costi per la gestione familiare. Allora perché la pensione di reversibilità maturata a seguito del versamento dei contributi, eh? Perché deve essere decurtata del 40%? E perché ancora si persiste nell'idea che questa pensione di reversibilità debba essere abolita addirittura? Ma perché non aboliamo la contribuzione obbligatoria? Ma perché non, ecco, non ci inventiamo la cancellazione di quel sistema previdenziale che ha dato lezione al mondo, eh? E abolendo quello ci mettiamo tutti quanti nel calderone dell'assistenza nel momento in cui diventiamo vecchi, ci affidiamo allo Stato che attraverso i prelievi di carattere generale ci deve mettere nelle condizioni quantomeno di non essere gettati in una fossa comune e non essere trattati alla stregua di schiavi o di gente inservibile arrivata ai 65, 66, 67 o 70 anni del futuro. Allora voglio dire, e lo dico in maniera molto chiara, se esistesse un grande partito pensionati, un forte partito pensionati in tutte le istituzioni, questo partito avrebbe come missione fondamentale, se non unica, quella di preservare un sistema previdenziale che sia di garanzia per tutti quanti a fronte di una contribuzione obbligatoria. Un sistema previdenziale che impone a chi lo gestisce, ecco, un bilancio che tenga conto da un lato degli introiti contributivi aziendali e del personale dipendente o che collabora, perché parliamo anche dei lavoratori autonomi, e dall'altra parte tutto quello che forma l'assistenza per varie fasce di cittadini,
deve avere un suo bilancio ben preciso e chiaro, senza confusioni, dove si rispettano coloro i quali devono essere assistiti, perché lo dice la televisione, lo dice la nostra Costituzione, stavo dicendo la televisione, la Costituzione italiana, della quale tutti parlano, si lavano la bocca, poi quando si tratta di applicarne gli articoli che guardano la generalità dei cittadini, non vengono questi articoli resi concretamente, ecco, praticabili attraverso le leggi di attuazione. Allora dico, le pensioni di reversibilità, esiste già un furto da parte dello Stato, una rapina da parte dello Stato, nel momento in cui, anziché dare il 100% al coniuge superstite, gli dà il 60% quando non c'è un altro reddito dall'altra parte, perché se c'è un altro reddito dall'altra parte la pensione di reversibilità si decurta, ecco, percentualmente. Questo è un metodo di rapina, a mio avviso. Poi, quando si parla invece di abolire la pensione di reversibilità oppure di decurtarla ulteriormente, e allora siamo di fronte ad un'azione criminale, perché siamo di fronte ad uno Stato che preleva obbligatoriamente i contributi e dall'altra parte dei contributi se ne frega e non, ecco, eroga quello che i contributi hanno fatto maturare. Allora, amici telespettatori, c'è necessità, oggi più di ieri, domani più di oggi, della presenza nelle istituzioni di un forte partito pensionati. Noi esistiamo per quello. E allora la vostra collaborazione, nei termini come ve l'ho richiesta all'inizio di questa trasmissione, è essenziale. Il vostro tesseramento, il vostro contributo, lì dove ne avete la possibilità, il vostro contributo. Mi chiamate, mi chiedete come versarlo, vi ripeterò l'IBAN, vi darò altre forme di versamento da poter utilizzare. Ecco, ve lo chiedo, e ve lo chiedo in maniera pressante, perché vorrei, quale responsabile di questo partito, poter dare veramente una mano forte a coloro i quali soffrono e non sanno dove parare, perché lo Stato li ha messi al di fuori di ogni difesa. Allora, amici telespettatori, con questo spirito, con la possibilità, ecco, che il futuro possa preservare i nostri figli attraverso una esistenza nelle istituzioni di un forte partito pensionati, io vi do l'arrivederci alla prossima trasmissione. Vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto. Arrivederci. Superpensioni, terre che più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, terre che più. Evasori legalizzati.